126. Grazie Presidente. Signor Ministro, come noto, nella notte fra il 9 e il 10 ottobre scorsi un vasto sistema di precipitazioni piovose, seppur con caratteristiche di criticità ordinaria, secondo le previsioni del Centro regionale e del Dipartimento della Protezione Civile, ha colpito, oltre a parte delle regioni dell'Italia settentrionale, la Liguria e la città di Genova, dove si è determinata una situazione di gravissima emergenza a causa dell'esondazione del fiume Bisagno. A soli 3 anni da un episodio analogo che ha interessato la stessa area. La Procura di Genova sta indagando sulle opere realizzate e su quelle non realizzate in ambito idraulico, sulla manutenzione degli alvei, sui mancati allarmi, sulla gestione dell'emergenza e sulle responsabilità degli organi amministrativi. Infatti l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza di quel tratto del fiume Bisagno è stata bocciata a seguito di un contenzioso amministrativo sulla procedura di affidamento dell'appalto. E così, come fanno da sempre, i genovesi si sono trovati a spalare fango soli nella generale colpevole consapevolezza dei ministri e del governo, che sanno solo quello che si dovrebbe fare, senza però agire. E qui ripeto, Ministro, soli. A breve intervallo di tempo e luogo, gravi fenomeni di criticità idrogeologica si sono verificati anche nel Parmense e nella Maremma Toscana, mentre ai primi di settembre si erano registrati nel Gargano, confermando che il livello di esposizione del nostro Paese a questo genere di emergenze alluvionali costituisce primario fattore di allarme per la sicurezza pubblica ed interessa una superficie territoriale che si va rapidamente estendendo oltre le zone ufficialmente classificate a rischio. Qualcuno ha pagato con la vita questa situazione intollerabile. L'elenco del 2014, solo per citare le alluvioni, è drammatico. 19 gennaio alluvione di Modena, 31 gennaio alluvione a Ponzacco, 3 maggio alluvione Senigallia e Chiaravalle, 8 luglio alluvione a Milano, straripa il fiume Seveso, 21 luglio alluvione a Valfreddana, 2 agosto alluvione di Refrontolo, 4 e 5 settembre nel Gargano, sappiamo la tragedia che dimensione ha avuto, 20 settembre alluvione Imola e Alta Romagna, 9 e 10 ottobre Genova, 11 e 12 ottobre Alessandria, 11 e 12 ottobre sempre Parma, 14 ottobre Maremma, vittime. In alcuni di questi casi la tragedia poteva assumere dimensioni catastrofiche. Inquadrare in termini generali quindi questo problema comporta dover ammettere che il nostro Paese ha oltre l'82% dei comuni in zone ad elevato rischio idrogeologico, come si evince da Ecosistema Rischio 2013, il dossier annuale di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile, che monitora le attività per la mitigazione del rischio idrogeologico di oltre 1.500 amministrazioni comunali italiane. Si tratta di 6.633 comuni, 5.708 per l'Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, dove vivono quasi 6 milioni di italiani, il che significa che la fragilità del territorio espone i cittadini al rischio di frane e alluvioni, sempre più probabile anche per gli effetti dei cambiamenti climatici. Questa gestione sciagurata, oltre che irrazionale del suolo, è una spada di Damocle sulla vita delle persone. In 1.109 comuni sono presenti abitazioni in aree a rischio e in 779 sorgono addirittura impianti industriali. Nonostante le ripetute tragedie, anche nell'ultimo decennio sono state edificate nuove strutture in zone esposte a pericolo di frane e alluvioni in 186 comuni fra quelli intervistati. Dati riferiti al 2010 sono ancora più allarmanti. 100% la quota di comuni a rischio potenziale più alto in Calabria, Umbria e Valle d'Aosta. 11% la quota di comuni a rischio potenziale più alto in Sardegna. Piuttosto, che aspettiamo lì? La prossima bomba d'acqua? 10.000 è il numero di vittime feriti o dispersi in Italia tra il 1900 e il 2010 a causa del dissesto idrogeologico. 350.000 il numero dei senza tetto e sfollati. 8. L'ammontare in miliardi di euro dei danni per alluvioni in Italia, dal 98, anno della tragedia di Sarno, al 2010. 480.000 i fenomeni franosi verificatisi in Italia. Secondo i dati forniti
del Consiglio Nazionale dei Geologi, dal 96 al 2008 in Italia sono stati spesi più di 27 miliardi di euro per fronteggiare a posteriori gli effetti del dissesto idrogeologico e dei terremoti. Tuttavia, 1.260.000 sono gli edifici a rischio per frane e alluvioni. Di questi sono 6.000 le scuole e 531 gli ospedali. Solo nell'ultimo triennio lo Stato ha stanziato circa 1 miliardo di euro per le emergenze causate da eventi calamitosi di natura idrogeologica in 13 regioni. Per la prevenzione, invece, sono stati stanziati solo 2 miliardi di euro in 10 anni. Laddove il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale è stimato in circa 40 miliardi di euro. Il consumo di suolo prosegue a ritmi impressionanti, con oltre 200.000 ettari all'anno interessati da fenomeni di urbanizzazione. L'assenza di un'adeguata pianificazione territoriale ha inoltre favorito la crescita dell'urbanizzazione in aree non idonee, con interventi artificiali sui corsi d'acqua e costante sottrazione di aree esondabili che invece rappresentano presidi insostituibili per la difesa del suolo, mentre l'abusivismo edilizio costituisce tuttora un costante fattore di rischio anche per le aree già formalmente sottoposte a tutela. Secondo questa logica, anche la tragedia in Maremma si sarebbe potuta evitare con interventi strutturali di contrasto al dissesto idrogeologico, senza contare lo scampato pericolo se la bomba d'acqua si fosse abbattuta anche sulla costa. Dei 410 chilometri di costa, da Capalbio al confine con il Lazio, a Marina di Carrara, al confine con la Liguria, 181 chilometri, cioè il 44% del totale della costa della Toscana, è stato modificato inesorabilmente da interventi edilizi negli ultimi due decenni, cancellando ben 12.000 metri di costa, e il boom delle costruzioni non accenna a diminuire. Il governo non può certo esimersi da un mea culpa per una tragedia evitabile con interventi strutturali ordinari di messa in sicurezza del territorio, necessari a contrastare il graduale ma inesorabile dissesto idrogeologico dell'area. Tra questi, in particolare, soprattutto alla luce del definanziamento del progetto autostrada tirrenica, restano una priorità quelli sulla strada statale Aurelia, nei tratti di maggior rischio, soprattutto tra Grosseto Sud, Civitavecchia e Tarquinia, dove c'è molto da fare in termini di messa in sicurezza e di risanamento di un territorio meraviglioso quanto fragile. Possibile che questo governo o fa opere inutili, fortemente lesive degli equilibri ambientali, come il Mose di Venezia, foriere oltretutto di gravissimi scandali e di alti tassi di corruzione, oppure abbandona il paese al nulla. Al no all'autostrada tirrenica, per giunta privata e a pagamento, noi di SEL, i comitati, i sindaci, la provincia di Grosseto abbiamo sempre proposto interventi per la messa in sicurezza dell'Aurelia e dei territori attraversati. Con un costo minore si sarebbero potute fare e si possono, si devono fare questi interventi. Con Sinistra Ecologia e Libertà continueremo a mettere in atto tutte le azioni possibili di contrasto a questa inerzia, a tutela dei cittadini e degli equilibri del nostro territorio. Per questo, con la nostra mozione intendiamo impegnare il Governo a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità assoluta per il Paese. Per garantire la sicurezza dei cittadini è improcrastinabile predisporre un piano organico per la difesa del suolo e l'adattamento al cambiamento climatico. Questa dovrebbe essere la vera grande opera infrastrutturale, in grado non solo di mettere in sicurezza il fragile territorio nazionale, ma di attivare migliaia di cantieri distribuiti su tutto il territorio, con ricadute importanti dal punto di vista economico, occupazionale e della qualità. Soprattutto vogliamo impegnare il Governo a prevedere nel disegno di legge di stabilità per il triennio 15-17 finanziamenti adeguati, pluriennali e certi, pari almeno a 1 miliardo di euro l'anno. Insomma, veramente, a volte abbiamo appunto approvato, anche nel recente passato, azioni, mozioni, ordini del giorno, anche persino
con grandi maggioranze, se non all'unanimità. Spesso però questi sono stati impegni solenni, certo, impegnativi, ma spesso sono rimasti lettera morta. L'ingresso delle grandi navi da crociera, faccio degli esempi, nella laguna di Venezia, le tutele nei sistemi industriali strategici per il nostro paese, tutto approvato, se non all'unanimità, a larghissima maggioranza. Telecom, non ricordiamo, stanno lì, giacciono. Oppure, ancor peggio, in successivi decreti del governo, operativi quindi, sottoposti ovviamente alla mannaia della blindatura della fiducia, totalmente contraddetti. Abbiamo alle porte lo sblocca Italia e alla Camera i contenuti che da lì arrivano sono preoccupanti. Noi vi aspettiamo, aspettiamo che alle lacrime segua la coerenza, ai solenni minuti di silenzio delle scorse settimane seguano impegni precisi che cambino verso, misure, interventi strutturali sempre e negli anni per salvare vite umane e il patrimonio più prezioso del nostro Paese, le coste, le sue montagne, le lagune e le paludi. Costellato di giacimenti storici e archeologici unici al mondo, un entroterra meraviglioso e fragile. Non siamo i padroni, noi italiani, di tutto ciò. Dobbiamo esserne i custodi per le future nostre generazioni e per l'intera umanità. Lei ha aperto l'intervento, Ministro, con la frase che non è accettabile che un nubifragio diventi una catastrofe. Io concludo, è vero Ministro, non è accettabile che con una mano si fa una cosa e con l'altra l'opposto, non è accettabile che si continui con il consumo scellerato del territorio. Grazie. Grazie, senatore Cervellini.